Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. No, è che... Ah no, che non in quel senso. No, inculato. Inculato, inculato. Inculato. È schifo. Dai che non ce l'ho quel colore. Dio. Allora l'ho puntualmente messa. Non ho neanche quel colore. L'ho puntualmente messo di nuovo. Cacchio, ridi come un idiota. Distrutto. No, ovviamente cambia. Ma ragazzi, ma a me quanto hai fatto morire prima Rossi a scuola, che stava criticando la Magna Carta, quelle cose lì, che deficienti quelli che erano liberali. Bellissimo. Allora sì, è tipo, non so, cioè a me ricorda un botto Sgarbi, perché però no, Sgarbi non politico e non... dice cose meno sensate di Sgarbi, però Sgarbi autistico. Cioè Sgarbi è per l'arte, dice cose sensate, cioè tipo vuole proteggere una roba che abbiamo qua a Padova ed è un king, il king dell'arte lui. Però cioè Rossi non, propriamente è il king di tutto, cioè nel senso, cioè in un modo un po' paradossale. Esatto. Willy. Inculato! Oh. Uno. No, devo pescare. Posso anche dare baci a William volendo. William. Lord. Bloccato. No, bloccato. Ma Ivan è uno. Uno. Le carte sbagliate. No, è un po' secondo. Dai, non ho quel colore. Dai, Fra, io è barato che non ho quel colore io. Oh. Inculato. Che è sto attacco? È la tassa trolling. Le mie carte. L'ho fatto. È troppo veloce, si è inculato il gioco. Inculato. Ho ricevuto delle carte senza chiedere nulla. Let's go. Bloccato. No, perché ho usato la carta che non è neanche il mio turno? Aspetta. Non ha senso. Si è buggato il gioco. O almeno mi sembra. Ti prego. O almeno mi è sembrato. Caro. Di strano. Sì. No, io non è che visto che hai pescato, è diverso. A volte lagga un po'. È imbattibile. Stupendo. Dai, la gioco così per il momento. Cosa vuoi giocare in strategia? Impossibile sto gioco. Impossibile. Avresti perché giocare in strategia? Cambio giro, cambio corsa. Vai capo. Scusa, non volete farmi giocare? Che god.
Vittoria! No! Cosa che hai? No, no, no. Sì, che lag, madonna, non è comparso dopo 3 anni. Io sono già un nuovo gioco, non ho ancora visto che c'è niente diverso. Mi è comparso per un secondo momento l'animazione con quei capelli e poi mi è comparso la nuova carta e basta. Ma c'è quel rumeno che mi ruba le carte. Nessuno è del colore giusto. E godo. Mettiamo questo. Questo cosa? Sto cazzo. Wow. No, getting cool. No, getting cool è fortissimo. Oh, neanche da tempo che a vedere la carta che si è messa. Un attimo, raga, c'è. Come la scelgo questa? Ma non hai messo né tu uno, dai. No, non hai tu uno, dai. Perso in culato, perché dici? Perso in culato. Sì, quante? 16. Anche 25. Sto. 49. Fermola. Sort by color, che vuol dire? Sì. Chiediva. Ok. No, non so, c'è una unità in basso a destra con dei pallini, non so cosa vuol dire. Però penso che ti ordini le carte per colore, da come ho capito. Sort by color. Sì. Perché sì, è scomparsa la carta al centro? Che cazzo? Ma non vedo più le carte al centro, raga, non vale. No. Cioè, ah no, aspetta, no, ok, non niente. Carte, non hai bisogno di carte. Dai, fro, ma perché togli le carte? No, dai, fro. Tocca ancora a me? Sì, no. È andato ci passare? È curato! Forza! La mossa del rumeno. No, però no, non è un rumeno, perché il rumeno non tiene niente in cambio. Esatto, ma basta. Din din din! Oh, finalmente, era ora. La prossima volta c'è il colore giusto. William, va, va! Lentio. Uno, uno. No, uno. Se vince perché no, ma godo. Godo. Cioè, sai il significato di godo? Godo. Otto. Hai già brutto la carta o ok, no. Ancora. Ma dai, ma. Dai, pesca di più, pesca di più, tieni, pesca non. Mi giro. Dai. Ah, no. Io non so. Oh, grazie capo. No. Ma dovevi proprio? E godo. Mettere quel colore lì. E mi giro. Ah, le pescate poi le hai messo, ok, no, perché non ho messo neanche l'animazione. Regola dell'anticipa. Attenzione. Ho cliccato quando non era il mio turno. Quella è la regola dell'anticipa. Che tu rimani bloccato. Bloccato. No. Bloccato. Bloccato. Aia, merda. Mi è caduto una tavola sul piede. Finalmente un colore che sia diverso da un altro. Uno. Uno è appena perso l'uno. No. Ah, ma no, cazzo. William, cado. Anche una già. Sì, beh, uno di questi colori doveva avercela prima o poi comunque, voglio dire. No, William, pesca un po'. No, dai, gioca ancora. Perché? Perché hai cambiato il giro. Cambiato il giro? Dieci perché io prendo 10. Come il mio 10 in religione. Basta. Ma Marco, tu cos'hai preso in religione? Cos'hai preso in religione, Marco? No, fra, ho preso sotto religione, fra. No, fa che scherzi, hai messo veramente molto di religione. Hai messo 10. Non l'hai visto? Sì, ho messo ottimo.
No, perché cioè, oggi quando ho detto che ha messo un voto tra sé vivo non era matematica, era Finalmente un religione. po' di carta con tipo di colore. No, letteralmente non ironico, era religione. No, vuoi dare l'anima di Vabbè, ragazzi, a fine domani tempo per non rompergli le palle a Zanox. È ora. No, ma non ho neanche una buttata, l'hai già vinto. Com'è possibile sta cosa? No, no, cioè... sono fuori, però. Ma così a caso. C'è cioè, qualche problema di ping, Master, qualche problema di ping, mi sa veramente. Ma è che tu appena tocchi la tua carta, neanche il tempo di fare le animazioni, posso già buttare quella mia, Sì, ma devo mettere un countdown, zio, se GG, cioè, veramente non puoi. Almeno un secondo me poteva Sì, mettere, un 0,1 secondo, no? Subito, madonna. Cioè, Cambiamo un po' colore. credo che sia fatto anche. Cioè, io quando ho giocato con Alessio e degli altri nostri Ma amici, è il continuavo genio. a spammare clic così veniva fuori un casino di animazione, non si capiva niente. Lo ammazzo. È forse William. Ah, sì. Sia forse William che ha voluto cambiare ora. 9 forza. 9 come il 9 che non ho preso oggi in storia perché non ho letto Stop, dittatura. come ti lo vedi finire? Mamma mia. Ragazzi. Basta. Ragazzi. E quando la Comi fa quella domanda, è una domanda semplice. Io quando la Comi fa una domanda semplice non rispondo mai alle domande, sbaglio sempre perché la Comi non è tipo da domande semplici. Quindi No, infatti. per quello sbagli? Perché lei fa sempre domande da in culo, no? E sto anno, tipo, vabbè, si è andato a studiare. Però, boh, cioè, non lo so. In tre cose le fa domande troppo. Sì, dai, pescare. Poi, vabbè, ti trovi meglio. No, devo cambiare colore. Il bello è che mi ha detto tu volentieri trovi meglio, no? Cioè, in esposizione, in orale. Io ho fatto, beh, mi espongo meglio, lei, no, è che non devi scrivere io. Ah, beh, se non c'è da scrivere sono un fan di non scrivere io, ovviamente, cioè. No, sono stufo No, ho di utilizzato solo spendere codo. 10 minuti in più Codo, perché cambio non. colore. Pezzo di mezzo, sei Sono già veramente. God. No, perché sono stanco e dovevo metterci tipo 10 minuti in più perché devo scrivere ogni lettera per bene, che non so, mi capisci quando scrivo. È un fastidio, veramente, cioè. Insomma, se Va bene, posso fare orale, così, insomma. Però orale che mi dà il tempo ancora. Ma cazzo, non ho detto neanche 2 secondi, oh, cos'è Sì, sta ma roba? sì, William. Sai cosa? È che la cosa brutta di Sì. questo gioco è che dovrebbero dare molte più carte, cioè Adesso, dovrebbero dare adesso, tipo adesso, 7 adesso carte l'ultima all'inizio. partita, dopo andiamo a fare quello che ci vuole, che non ho idea di come si fa. Che? No, ma è pagamento adesso. Infatti. Pagamento. Bloccato, bloccato. Io pagamento. Perché prima era tipo in beta. Provatelo pure. Sì, voi della plebe la provate e gli altri la provano per sempre gratis con quelli che Guarda che adesso pagano. c'è comunque un gioco che si chiama tipo No, c'è Watch Watch Dogs. Together se vuoi, che è però YouTube. Please. Watch Together dovrebbe sostituire il bot, però sai com'è, alcuni bot fanno ancora i furbi e per qualche motivo esistono. Uno, Oh, uno, ma che vince Ivan, uno. Dio. Io non ho cazzo. Uno, uno, Vabbè, via, vabbè, via. uno, Grande, grande. Così Io ci tengo. non ho capito cosa avete Non fatto perché le animazioni sono tipo buggate, ma va bene. ce l'ha. Giocare Neanche stavolta. io. Ma perché ha buttato Marco e vede il timer su di te? No! No, dai, Perché? che fa? Dai, ma questo qui si chiama culo. Questo si chiama culo. Puoi Si dirlo. chiama Blazing Otto, anche se abbiamo 5 carte letteralmente. Cioè, Oh, perché si questo chiama qui si 8 chiama. se abbiamo 5 carte? Questo è quello di Ivan, Che sbaglio. scuro. Vabbè. No, allora io voglio che in giro Ah, tocca mandiamo ancora a me, l'altra. sì, beh, è chiaro, scuso se non ho seguito l'ordine del gioco. Appunto. Perché no? È l'ore Cambio mio, colore. veramente, ragazzi, cioè, come E faccio, ovviamente è così, l'unico colore che chiaro manca. che tocca quando si gioca, Perché è ragazzi. rosso? E io Bloccato. non ce l'ho. Ah, Io. Ah. Rido, rido, rido. Cambia colore. Sì, eccolo. Si no, arriva. no, Ah, cambio no, io. Mamma. mannaggia. Ah, devo ancora me? Ok. No, ma non toccava a me. Ma che cazzo? Non ho capito. Givan, cambia giro, E cambia dai, giro, non Givan! pesa. Givan, Non devi posso cambiare cambiare. giro! Allora, non ho Ma carte. schifo! L'unica carta che avevo è che. Sì, cioè. Posso
Posso mettere non quando è il mio turno, ma quando è il mio turno non ho carte da mettere. Oh, ma che cacchio cambi colore così alla cacchio? Ah, giusto, cambia il colore. Io devo ancora vedere cosa avete buttato, ragazzi. Colore, okay. Oh, mi è disconnesso. Cioè, è venuto fuori un pericolo, mi è disconnesso. Ok. Ecco. Ma è il turno. Schifo. Smettere di bloccarmi. Ma ho messo due carte. Prodotto cattivone. No, sì. Vai, 4. Deciditi o è no o è sì. Stai carte, vai. Blu. No. Io ti vedo con un po' di carte, io sbaglio. No, dai! lui è il king di questo gioco, ragazzi, veramente, cioè... No, no, mi inchino, cioè... È impossibile. Scherzo. Oh. Allora. Forse posso buttare questa carta qui, anche perché non è che ho... Se me la butta, possibilmente. Mi tocca pescare, perché ovviamente in partita non avete cambiato una volta colore. Cosa succede? Tassa. sì, tu trasta. Vedo carte sparire, carte scambiarsi, non capisco un cazzo. È un po' più o meno quello che vedo anch'io, sai? Oh no. Dai, ombelo. Ma no, bello. Uno. Ah. Ragazzi, ma che colore avrò? William, cambia colore. Come faccio? Che colore ho, ragazzi? Mi blocco. Che colore ho? Tutti! Ho tutti i colori vinculati! Distrutti. Stai in silenzio e nel mentre vinci. Ho tutti i colori vinculati! Quindi, io... l'opportunità di fare. Cioè, ma io posso iniziare che non posso buttare carte perché non hai colori? Mio Dio. Scusa. Almeno un colore dammelo, cioè nel senso. Non ho colori! Cristo Dio. Dai, cambio giro. Così mi tocca pescare di nuovo, Basta. Yeah, e se ti metto rosso che fai, Se ti metto rosso che fai? Piangi? Io arrabbio. Vedi la mamma. Cambio giro! È il pupazzo così per tutti. Comunque, ragazzi, c'è il casino nelle animazioni in 3, non vi dico quindi che eravamo in 5 cosa succedeva. Comunque, vai. Tieni questa invettiva contro Milano. Invettiva contro Milano. E allora tu, inculato! Che cambi colore che non ho. Io non sto giocando. quando volete, ma te lo fischio. Hai giocato troppo, no. Tu è diverso. Hai visto? Mi hai fatto cambiare colore, adesso io non ho i colori per contrastarlo. Bloccato, dai. Insomma, vabbè, è perfetto. No, a me va bene. Se così non devo. Tua volta, come la mettiamo? No, ragazzi, è difficile seguire il giro di questo gioco. Comunque, ve lo dico. Ivan Rosso, niente. Fatto, non penso. Questi colori. Com'è? Oh, Gesù. Tocca, ragazzi, tocca. Oh, sì. No! Tieni il piolo! Vabbè, dai, dai, cioè. Starba! Ho inculato! No. Inculato! Che cazzo sei scemo? Mi questa è la mossa del rumeno? Come colpa mia? Colpa tua che non mi ha dato le carte? No, quella tua che aveva una carta e dice no, che inculato! Quando dai 2 euro al nero, ma purtroppo ti prega tutta la mossa! Perché fa molto ridere la battuta sui neri, sempre ridere. Costringete a fare questo, ragazzi. Cioè io la mossa del marocchino. No, non quello. Ma io se ne fa pescare, ma Dio Cristo. No, hai zitto. Uno. Ah. Occhio come scegli il colore. Vediamo. Tanto scommetto che non ce l'hai. Uno. Ancora, vai. Inculati. Vediamo, il papo vince lì. Oh, è tu che mi hai bloccato, mi hai fatto girare il giro tutto qua. Oh,
Bloccato, bloccato. Distrutto subito, accidenti. Vabbè, non devi pescare però. Ma perché devo pescare? Basta farmi pescare, zio. C'è il timer che per tre volte ha salito sempre William. Non si è mai mosso. Bloccato. No, ho bloccato. Mannaggia. Intanto si sa che... No, non penso. Con la prossima carta, tipo. Ceruto. No. Con quale sguardo? No. Andiamo ancora a vedere che devi vincere. Ma io non ho ecco i fa... C'è i capelli sopra le carte. Capito. Bella la connessione. Stoppato. Stoppato. Oh, si, sì, c'è bloccato. Tutto rosso. Ce l'ho una carta rossa. Non ho le altre. Perché vedo le carte sopra elevate? Ma se cambia il nome cambia il tuo nome. Basta. Cambia in live. Sono le carte di un tipo di colore, sono poi in ordine numerico. Cattivo è. No! Vabbè, quando c'è un po' di pausa, vuol dire che qualcuno ha vinto. Perché inizia sempre lui, vedi che ha pagato il gioco. È un face. Certo. Perché ha vinto. Come l'hai pagato in natura? Cioè, certo, come se no. Perché non posso modificare? Vabbè. Grazie, William. Tanto, guarda. Non è che avevo delle carte da buttare, quindi. La merda. Uno, ragazzi, uno. Che ha buttato il grande colore. Non io. Marco, insomma. Ragazzi, ma che colore avrò? Tutti! È bellissimo vincere col cambio colore, è bellissimo. È inculato! Vogliamo, fammi dare un'occhiata alle... Ma sono le mie carte! Volevo assolutamente fare le tue. Ma sentire così è ovvio, cioè, cosa ti aspetti? Uno, quindi mi ha fatto quelle di IVA. Cosa ti aspetti? Cioè, oh. uno vinto. Dovevo scrivermi le carte di IVA, dai. Magari, no? Cioè, non è possibile. Hai qualche idea? Scusa, ma chi sta al centro è fortunato, allora? Ehi, hey. Ma il centro, guarda che cambia sempre, anch'io adesso sono al centro perché mi vedo al centro. Non è come la lobby di Fortnite, cambia sempre, cioè sei sempre al centro ma in realtà gli altri cambiano. Cambiate colore. Bloccato. Vaffanculo. Ma perché c'è di nuovo lui? What the fuck? No, aspetta. Va bene così. E mi ha bloccato un'altra volta di uno che... No, va, io qua. Ma non capisco se sta laggando o cosa. Io vedo il timer che sta andando di William. No, è diretto per te, Ok, ma perfetto. Ma perché tocca a William se gira così? Ora, ma che cazzo? Marco non sta giocando da 3 turni, non capisco perché. No, ragazzi, devo cercare di capire meglio il giro di questo gioco. Ti tiro una carta, quell'altro dice, allora. No, o siamo noi che giochiamo troppo veloci, dai. il timer deve dire che sta giocando in questo momento, ma è un po' un problema, cioè, veramente. Se salta sulla stessa persona per 3 turni non riesco a capire chi già sta giocando. Chi ti viene dopo di me? Insomma. Perché un po' il giro, sai? Cioè, William ha già buttato, quindi il timer va a Marco, ma dovrebbe fare il giro perché sennò non capisco chi ha buttato. Cioè, William, cioè... tu dopo di me? Ah no, va bene, allora. Cosa vuol dire? Questo odio contro di me, sì, allora. Cioè, vedi? Ah no, perché io ho già buttato, quindi ecco perché il timer va là. Ok. Vedi, è odio.
Gioca. È un attimo che capisco queste butte. No. Non ho capito una piega, ma va bene. Ah, ci piga, non lo sapevo, non ho fatto mica niente. Dai qua. Non capisco se Marco ha già buttato. Bello, vedere i tempi frizzarsi e andare avanti all'infinito. Già, io vedo quello di Marco che sta scadendo, ma penso che sia io in realtà. No, no, anche io vedo quello di Marco che sta scadendo. Ok, perfetto. Sì, perché effettivamente era scaduto. Come? Vabbè. Tanto che io stavo ancora nel tuo che stava scadendo da 10 minuti. Basta, non sono pescare. Ma anch'io non ho niente. Godo, almeno quello. Adesso vinci io. No, non penso. Ma William, ti posso spammare di cuoricini? Ma l'altro sì, prima, puoi riempire di baci le persone. Io ti sto spammando su di me. Non te lo dico. Ah, fatemi vedere curato. Un po' queste carte. Sono tutte uguali, insomma. Uguali. Beh, non che tu le due fossero meglio, però. Se abbiamo Palle. Tutti lo stesso valore che non esce da 10 minuti. Esatto. Non vorrei dire. Potrebbero fare uno con tipo una cosa come 7 colori, cioè avevo l'infinite partite, veramente. Madonna. Scusa, ma... Tocca, ragazzi, tocca. Aspetti 10 minuti di io che guardo. Inculati. Poi pesco una carta e passo avanti il turno. Ma che schifo. 4 carte, 2 colori. Ah, no. Maroon, merda. Come il merda me lo ha voglio. Ivan non ha avuto una sapata. No! Era 10 minuti che non mintevo. I 10 minuti aspetta, è un po' esagerato. Era ora. Allora. Direi di cambiare subito il giro perché mi sta antipatico William, quindi. Boh, io cambio quello, volevo fossi in te comunque. Metterei in breve il stato empatico bloccato. Bloccato. Non il bel fiorellino. Ah, adesso mettiamo un bel rombo giallo. Sono un fan dei rombi. William, mi hai fatto inglese? No. Bloccato. Tanto mi ha già interrogato, dai. Anche a me. E godo. Devi interrogare domani. Mi vorrei fare carabiniere. Sì. Sono un fan delle picche. Boh, le picche. A meno se sono queste le picche, se non mi sbaglio. Oh, sì, sono queste. Ok, buon. Picchiaio no. E che manca di interrogare in inglese? Sì, fa no, tutti proprio no, però insomma manca Fedorenko, manca Lanna, manca Di Bari, Di Bari ha già interrogato forse. Dove capelli, l'unico colore che io non ho. No, in realtà William, ci pensi, tante gente è stata interrogata. Bene. Se, cioè, Lin, Coso, Aaron, Alessio, io ho fatto una la Bea, una carta. Me, te. È normale secondo voi? Uno. È già una gente da interrogare. Sì. Pescate, non fatemi pescare. Godo. Ah, cambiamo qua un po' le carte. Mi piace tanto. Ah, che belli fiori, raga. Ragazzi, uno è un bloccato. Bisogna vincere. No! Come devo cambiare quello? La soluzione è sempre cambiare colore, ragazzi. E ci pensate? Chi c'è? Oh, ma c'è William dopo di me. Aspetta che lo provo. Aspetta che giro il giro. Okay, in realtà... Ivan, perché hai invertito il giro che adesso William si focussa su di me? È bloccato.
Beh, direi di mettere. Sono fan delle piche. Chissà che magico colore verrà scelto. L'unico che non ho, insomma. Eh beh, è chiaro, cioè nel senso, il mio, cioè, William è una specie di divertimento che devi metterti le picche. No. Se vedi, William ha allungato l'occhio, ha sbirciato le tue carte. Dai, Fro, non guardarmi le carte, però. Si impari. Però le carte, allora. Dai, Fro, non guardarmi le carte. Allora, ragazzi, sonorizzatevi. Ma possibile che no, però, provate a cambiare colore nei 5 minuti antecedenti al mio turno? Mi tocca svelare. Non penso. No, non pescare. Non sai mai se pescare, perché poi si parla di trovi un cambio J. Cosa fai per domani di sto cazzo? Le pagine 88, tutti i gesti della pagina. Oh. Matematica, beh, sì. È sempre William dopo di me, stoppiamo. Perché Marotta Tiziana ha messo due volte il progetto, cioè lo sappiamo. Tiziana, stai calmo. Raga, abbiamo una verifica di informatica il 5 dicembre, opinioni. Opinioni, porca puttana. Ma cosa vuol dire? Ma perché la verifica il 5 dicembre? Ma che, su cosa? Sei. Su cosa? Sulla ricorsione, sulle eccezioni, scommessa sulle eccezioni, sulle. Mi sto vedendo. Oh, grazie per i baci. Sulle eccezioni e sulle ricorsioni. Ovviamente con le teorie anche degli altri capitoli. Cioè, una domanda sulle ricorsioni, mille domande sulla classe astratta, ovviamente, ragazzi. Esatto. A te, William, mi sa. Ah, io ho già fatto, tocca a te. Bene. Ma ragazzi, finisce la cosa che mi preoccupa di più è il mago Zap. Mamma sì. Qua wow, fia le vostre carte che. Cos'è un cazzo di quella roba? No, beh, ragazzi. Dovremmo avere una base di boh di qualcosa, ragazzi. Fantastico. Certo, adesso vedo una pescata. Ragazzi, 9 dicembre. No, scusate, 9 gennaio c'è una verifica di teoria di Teresa. Teresa. Ho portato tante carte, tu come mai? Oh! Ho vinto 3 volte di fila, ragazzi. Cos'è che c'era il 9 gennaio 2023, verifica di teoria informatica. E cosa? Ma su cosa? Cosa? Andiamo sempre a gennaio. Stai scherzando? William, ma stai parlando con noi? No, con sto cazzo. Oh. No, non ho capito niente, cos'è che vuoi sapere? Devo andare a marzo. No, ma martedì. No, gennaio, no. Ma che cazzo? 9 gennaio. Cazzo, 9 gennaio ho messo verifica di informatica. Sul serio? Sì, l'ha messa il 5 dicembre. Sì, sì, l'ha appena detto. Lo so. 9 gennaio? No. Ossia 2 giorni dopo il mio compleanno. Che gioia. Sarà la prima verifica da maggiore. Per la serie esco un'ora prima. Entri un'ora dopo, semmai no, esco un'ora prima. Ma dipende. Esco un'ora prima, dentro un'ora dopo. Non penso funzioni così. Dillo a Satin. Lui lo farebbe. Oh! Vabbè, ma continuo Satin. Se non vuoi superare il 25% dell'assenza, perché sennò per legge non possiamo metterti all'anno successivo. L'altro. Naturalmente. Ma poi che ti spiega un motivo per cui non ti possono mettere dentro. Ma poi scusate ragazzi, tipo, ma oggi fa Cagnella con la sua invettiva contro Rossi. Madonna. Bellissimo. Ora, prima che mi arrabbi. Ma Vittoria. E i tuoi versi, guarda, sono autoesplicativi proprio. No, ma cioè, raga, ma cioè, devo mettere una delle poche volte che Paccagnelli dice qualcosa di classe e di sensato, cioè, incredibile. Oh. Raga, dovremmo giocare in teoria. Oh. Quindi sei morto? Raga, io letteralmente non vedo i vostri personaggi. Dillo magari. No, raga, c'è un problema, non vedo le mie carte, i vostri personaggi, aiuto. Cosa devo fare? Non ne hai bisogno. Boh, clicca a caso. Ma come passa? Non c'è neanche la carta. Aspetta.
Esperienza, il turno, ma zio lo Pera, fai ma ancora il turno di là. zio Pera, veramente. Quindi vedete voi. Ma perché ho pescato mille? Ok, sono tornato, ragazzi. E proprio con quelle Ah! Carte, Ma non non, aveva per diluire non stai carte. attento qua, caro. Come butto ti? È il blu. Non mi piace il blu, ma io il zero. 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 No, sa che il giallo l'ho preso solo per bloccarti un turno. No, è veramente una persona orribile. Ah, ma sono un cazzo, fantastico, fantastico. Ah, niente, niente. Niente. È finita di bloccarla. Ops. Come ops. Ops. Ma tu guarda, ho una carta. Accidenti. Uno. Guarda lo skin sul salotto, William. Tu aspetta, quale, dove, come? Sono le cose principali di questo server. Culato! No. Oh, che mi ha fatto? Mossa del rumeno. Godo. Ciao, beh. Mossa del rumeno. Mossa del rumeno. Vabbè, davvero, però. Dai, ma perché? Mentre non guardavi, è rumeno. Godo. Ah, dai, schifo che adesso cambi pure il giro. È un uno da Rocco. Dopo arrivo, tiro una carta e poi vinci. Beh, con 8 carte in mano non penso. No, mi sei disconnesso. Godo. Okay. Dai, posto del rumeno. No, sono fuori gioco. Dai, uno. Sì, uno da Rocco, però. Più o meno. Uno povero. No, inculato. Godo. Accidenti. Ma quando vinci la hit, tutto ci, tutto ci. Ma come devo giocare, però? Allora, consiglio, butta cose a caso. Ah, esatto. Perché si incasina il gioco e fa straridere come cosa. Marco, tocca a te. Scusa, sapete che io sto vedendo letteralmente la schermata di 5 minuti. Ah, allora, Hai poco da dire, Marco, tocca a te. No, inculati! Inculati, forte. No, di popolo. Uno. Bubo. Uno. Dio. No. Adesso non di. Ma non posso buttare roba a caso, non me la fa buttare. Uno, di dire uno. È uno. Di dire uno. 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 Io no. Non penso sia uno. Aspetta, oh, chi è che va al turno qua? Ok, va bene. Tocca fare questo, ragazzi. Tocca svelare il mio colore finale. Bloccato. No! No, l'hai bloccato! Ma non bloccato oh, inculati! No! Inculati! Ma quando vinci Marco distratto, morso del rumeno. Vediamo come ha messo il giro. Ah, cosa bella, cambiamo subito il giro. Che senso? Ah. Beh, allora direi che posso andare avanti così la bella può inculare Marco. Easy. Tocca baciarla. No. Sono un fan dei fiori. Io non ho scelto, l'unico colore che non ho. I fiori. No, i rombi. Almeno questo colore c'è. I rombi. I quadrati storti. No, domani. Bloccato. La carta J, raga. La carta J. Oh, no. La carta J. Godo, mega fine. Godo, mega fine. Godo. Godo, uno. La mega fine è la carta J.
Uno. La J. No! La carta J non mi ha portato fortuna. La J. Chi è chi gole? La mega fine. Ma perché c'è l'animaletto che sta impazzendo? Mi sta troppo sul cazzo quell'essere. Raga, ma siete pronti per la verifica del 9 gennaio della guida? Io no, onestamente. Non ho studiato, fra. Hai provato. Sapete che io non vedo le mie carte. Hai proprio in busta. No, che importa, comunque devi pescare, questo è importante. Quindi io passerò finché qualcuno di voi non raggiunge la vittoria. No, non penso. Ma secondo voi che numero metterò adesso? J. La Madonna, no. Da 1 a 9 cosa poteva essere? No, i quadrati storti. È bloccato. La carta J. Ma io lì. No, ma come? Oh, colpo. Ma sì, ma cosa? Cosa? Uno. Uno. No, fra, non è tu uno. Scusatemi. Non è tu uno, pesca due carte, fra. Pesca due carte. Godo. Mega fine. I quadrati storti. Vabbè, si improvvisa rossi ogni tanto. Così il buffer le no! Godo. No! I quadrati storti hanno vinto! Inculati. Sì, ma non è tu uno, fra, però. Ma io non ho più Willy vicino, io volevo Willy vicino. Mi spiace. Perché mi guardi le carte? Grazie, no. Mi guardi le carte? Bastardo. Due. Guarda che Willy è cattivo comunque. Cioè, no, è cattivo se è cattivo se gli cambi il giro in faccia. Uno! Vabbè. Allora è tu uno, fra, è tu uno, e dai le due carte. Tanto non me li fa pescare comunque se prende due carte. Quindi cioè non ha senso. Dai, tu uno, dopo dire uno. No, guarda la foto profilo per il mezzo tagliato. Allora. La portiamo subito. Ah, la mossa, la carta del rumeno. Ho fatto. Oh. Hai scambiato le carte con me. Oh, ha fatto il rumeno? Sì, la carta del rumeno, quello. No, ma però io trovo con William che me la carta del rumeno, perché il rumeno non ti dà niente in cambio, però. Esatto. Quindi è un po' ambiguo come cosa. Diciamo che è più la carta del buco un prano. Tu dai braccialetto. Ah, beh, ok, allora mi va bene. Grazie per aver bloccato. Prego. Pezzo di merda. E di che, tranquilli. Quando vuoi, fai il fischio. 10 perché sono il numero 1. Tocca pescare. Ciao a tutti, ho l'intero della carta che ovviamente c'è all'interno del gioco. Porca di quella vacca. Uno. Oh, grazie mille. Uno. Uno. Tre. Colore. Sì, ok, andiamo. Uno. Due. Uno. Vabbè. Bitch. No, è arrivato Aaron, no, raga, è finita, è arrivato Aaron. Aaron. Faccio abbassare l'IQ. mi serviva. Cosa state facendo? Fanno a uno. Divatelo. Aio, mano. Ivano, dai. Era un momento di ansia, ragazzi, perché adesso vinto. E godo! E vince, cioè così, arriva lui e vince, a caso. E godo. È colpa di Aaron che fa abbassare le pui. È colpa del giro che ha cambiato. È la carta J. Il giro farloco, guarda. E chi di cacchio l'ha fatto cambiare sto giro? Tua mamma. Ho la carta J. Io no. Chi l'ha fatto cambiare il giro del Glow? Non vedo le mie carte. Come faccio a giocare se non vedo? Guarda, Madonna, devi andare a interpretazione, Madonna. Non ci vuole. Perché in realtà ho pescato, mi sono comparso. Perché sono un coglione. Vieni a interpretazione. Perché? Confermo. Ah, vediamo. No, il Vukumpra. Bloccato. La carta J. Bloccato. Ma quante carte ho in mano? Ho 7 carte.
Bello, come si chiama? Blazing 8. E abbiamo 5 carte in mano all'inizio. Va bene. Io non vedo più il girando. Godo, uno. Ma di, no, raga, non si dice uno, si dice Godo. Ma è porco di Godo. Io mi giro. Godo. Godo. Perché? Bata dai qua, bata. Non ne ho altre uno, Golo! Perché non ne ho altre uno, no? Concordo, concordo, concordo. Stava soffocando nel momento. Concordo. Qui qua. Ogni vuoi. Mentre c'è il ma perché è un più uno con il fiume? Me. Che carta butterà? No, perché sai com'è? A volte la cosa divertente di questo gioco è che lago così tanto che non riesce a capire se non ha vinto o no. Quindi è per quello che c'è silenzio a volte, non prendere. No. Ma se io metto like a Willy, Willy che cosa riceve? Un sacco di cuoricini. Ivan, vuoi un paio di sberle? Perché? Cosa fa? Sto giocando il mio turno, me l'hai indovinato. Vabbè. Cioè, mi hai messo già il lato blu. Uno. Porca. Mi sa che la bestia sta barando. Sì, anche per me. No, sta giocando al gioco. La donna bara, non vale. No, cioè, no, senti. Dice le carte nascoste dentro le mutande. Come cazzo faccio a barare? Ok, what? No, guarda che prima. Inculata! Carte anche dal portacesto. Vuoi comprare? Ha comprato il gioco pagandoli in natura. Cioè. PayPal, tutto PayPal. Io. Non penso, sapete. No, tante carte. Io vorrei giocare. non penso. non penso. Non penso che giocherai. Saltano, tutti bloccano. Uno. Fatelo giocare, sto povero Cristiano. Ci metto a piangere. No, penso. Ma chi è che non sto giocando? No! Io ho bloccato un po' William, cambiato in giro, ho bloccato anche me. Io ho fatto il rumeno. Sono tutto il caso vinto. Così a casa. Ah, no, direi. Se cazzo si salta. 7. Boh, 9. Eccolo qua, 8. A questo punto la cosa diventa così tanto competitiva che vedi tutte le quattro carte apparire esatto, a caso. Esatto, è quello il bello, no? Anche perché io... No, Marco non gioca. No, io a caso della lag sto fermando. Marco non gioca, Marco guarda. Noi. Uno. Uno. Bravo, cazzo, scherzo io. Oddio, bello. Bellissimo. No, uno. Cos'è Dio? Oh sì, grazie. Prego, la prima mi hai fatto vincere così. Senti come mangia. Che colori brutti. Perché è la carta nera? Ma non ho detto niente, che cazzo significa? Sta zitto in ogni caso. Ma stai zitto tu. Aaron, giochi che tu gioco delle carte? No, non so giocare a uno, quindi no. Basta che prendi carte. Basta che spammi. Se ancora si illumina, premilo. Non so se... Dove cazzo è il microfono? Non so se... Tanto dicono loro che carta mettere, quindi poi non dire. Ho fallito. Vado io, vado c'è. Dai, Aaron, che dopo ti mostro le altre sull'uomo. Hai house logic, dai, dopo. Dai, Matt, io. Genio che ha messo quella carta. No, ma se quella anch'io, ma gioco all'aggato, sai com'è. Sto giocando Willy da solo. No. Prima non riuscivo a giocare, adesso gioca da solo. La vita è dura. Si è stancato, adesso vuole giocare da solo. Ah, William, sta bloccato un po', dai. Sì, io, madonna.
Rifiuta William, rifiuta, vabbè, rifiuta. Quel 2 doveva essere un 2 rosso. Ma perché il 2 cambia a caso? Non hai detto 1! Non hai detto 1, dovevi pescarne 4 in più. Godo. 1... Sì, mutato da quando è? 1... 1... Ma un po' troppo tardi per dire 1. No, ma perché raga, stava laggando il gioco, stava laggando il gioco, raga, non ho visto. Dai. Stava laggando il gioco, raga, ovviamente. Ma perché Blazing 8? Questa è la buona domanda, brava. Perché? Hai 5 carte, ma Blazing 8. No, cioè, sono quelle, domande esistenziali. Che... Allora, avete deciso che non devo più giocare perché ho fatto una carta. Beh, praticamente. Esatto. Sì, esatto. Praticamente sì. Aaron non è che nel gioco li sa. No, ma è bello insultare bollettini, quindi perché no? Ma in realtà era l'unica carta che potevi fare. Cioè, Aaron non sa come stiamo giocando. Io provvedo, io vi, in realtà vi trovo, mi trovo dietro di voi in realtà. Oh cazzo. A tutti e quattro nello stesso momento. Oh cazzo, c'è un euro in casa. What? Io anche. Buttiamoci. Vabbè, facciamo che sono un fan dei fiori. Anch'io. Vabbè, ovviamente anche la Bessa è un fan dei fiori. Perché io ho un fungo giù. Non è un fan dei fiori. È un fan dei fiori. Ma com'è? Hai messo lo stesso colore. Sì, è un modo alternativo per dire. Ehi, vada, dai, guarda, non vorrei far capire. Oh, yo, what the fuck. Marco, hai buttato la carta o sono io che sto laggando? No, okay. Secondo me è il secondo. Dovrei fare carabinieri qua, dai. Non Guglielmo che... No! Ma stai zitto, Guglielmo secondo, dai, che cazzo. Cominciano entrambi con la C, dai, non è colpa mia. Ma ragazzi, ma Marco ha vinto o no? Non ho capito. Ah, ecco perché non viene fuori niente. Ma zio Pere, mi sono comprato le carte nuove! La cosa bella è che Blazing 8, che non si sa perché, ed è ambientato in Messico. Vabbè, ma perché insomma... Perché no, è Messico, è bellissimo, bro. Insomma, la carta già... Non è caduto, però... Ragazzi, che numero metterò da 1 a 10? A bocca d'ostro. La, madonna, madonna, non sapete niente. Oh, fuck! Oh, grazie. No, non è un cazzo stesso, vabbè, non importa. Impazzisce, William. Oh, grazie. Ha un po' schifo quella carta, cioè non... A meno che quello di fianco... Qua è la carta del rumeno. Sì, non mi piace la carta del rumeno. Non mi piace essere un rumeno. Non ti piace essere un rumeno, non piace a nessuno, neanche a loro. Uno. Vabbè, non decido di giocare loro due e basta. Oh, sei. No, fai foto su Instagram, fai foto. Tre numeri abbinati, fai foto. Taro. Cosa? Troppo io. Uno. Ma non sto insultando te, cioè, sì. Ah, beh, non ti volevo informare, quella regola era ironica comunque, ti prego. Cazzo dici? Uno godo. E che più no, più no. A mio giro uno, cioè uno, va bene, no. 9. No, fai foto, fai screen, dai, Instagram. Dai, 1-9. Dai, 1-9. Vai, questo cazzo adesso. Penso di 1-9, what the... Dai! Andate al mystery. Madonna, ma... Cosa ho scritto Gianni? Gruppo di grasso. Sai che vorrei sapere. No, vabbè. Così, penso che penso che tradurrò dopo. Cioè, se lo fai tu, beh, grazie. Ma. Non penso. Cioè, io ho visto 10 carte comparire all'interno del campo contemporaneamente. Ma va bene. Io sto schiacciando roba a caso, non ho neanche una carta di quel colore. Come fa a buttarti una carta se non sei quel colore? Allora, perché le regole sono molto malleabili. Malleabili.
Parto di stavo scorreggiando William. Cosa stavi William? Ragazzi, facciamo che sono un fan delle picche. Ma fai un cancro, Ivan. Ma io faccio le picche, perché mi discrimini? Piccafobica. Piccafobica. Papà, dai picca. Dai, dai qua picca verde. Allora, Road, tu avere effettivamente 8 carte come prevede il gioco. Ah, ecco ragazzi che sei Blazing 8. se hai 8 carte vinci bene, lo sapevi. Vabbè ragazzi, buttatemi un'altra picca, devo arrivare a 8. E guarda che vinci se mi riservi 8, No, dai, non posso, cioè, devo buttare. No, potevi pescare e passare. Oh cazzo, non penso. No, ma devi avere 8, così vinci. Gioca per vincere. Ma arrivi 8 e vinci, si chiama Blazing 8 il gioco, insomma. Non è vero, io non sta mentendo. Pesta un po'. Oh, ma basta bloccarmi. È bloccato. Bloccate Marco. Pullappiamolo. Sempre lo stesso colore di carte e basta. Ecco, adesso ho pescato un'altra carta che non è quella che mi serve. Un blocco. Invertiamo un po' le sorti della partita, così non facciamo vincere. Vedi che è bella quella carta, se la usi bene è bella quella carta. Urbata! Rumena. Qua. Sto morendo di caldo. Vuoi Riccardo? Riccardo. Inculata! Sparati! Ah, non è Riccardo. No, sono Riccardo. Va bene, mi offro. Cambiategli colore, per favore! Ma chi? No! C'è la carne che sta vibrando, no! Bravo! Uno. Pensavo di cambiare il colore a Nano. Non sul giallo, ragazzi, non buttare sul giallo. Raga, cambiate il colore, metti viola. Ah, ma dici contro Nino? Ma no, buongiorno Marco! Cosa vuoto? Non l'ho visto. Ah, è giusto, va bene che non abbia vinto io. Affanculo. Metti colore viola la prossima volta. Il colore blu, scusa. Allora. Ma io. Però perché mi sono arrivato adesso, viola? Beh, perché sei così latente oggi? È perché sono latente perché ho appena fatto altre 2 ore in più di inglese e... Ah, sì. Perché tu sei un errore dipendente dal tempo, no, scusami, hai ragione. Aspetta, 2 ore in più di inglese con una madrelingua irlandese, quindi gli accenti sono completamente diversi. È British, è fucking British, è invece... No, è irlandese, completamente diverso. È un altro tipo di inglese. È stra diverso, no? Vabbè. Io fucking idiot, ma state parlando di e poi non lo capisce nemmeno che era inglese se lo fa cose. ci ha detto il suo nome, ero molto confusa quando ci ha detto. Ma come si chiama? Anitone in icone in Bossas. È anziana. Bossas. Bossas. Amogus. Bossas. Amogus. Sussos. Sussos. Amogus. Sussos. Amogus. Pericolo. Non vorrei fare carabinieri qua. E dai, bata. Perché scade qua? Non vorrei fare carabinieri. Sì, divertente. No, mi ho rovinato. Giorgianoli, sarebbe ora delle verifiche. Non vorrei fare carabinieri qua. Dentro il gas è avanti, ragazzi. Siamo indietro qua. Migliore esposizione di Zanolli all'esame. Promosso. Ma non ho capito perché alcune volte posso buttare delle carte anche se non è il mio turno. Questa è una buona domanda che ho fatto anche prima. Cioè io continuo a cliccare, magari qualche volta butto giù anch'io. Sì, no, vai, la gente. Non vorrei fare carabinieri. Principalmente perché io ho dei turni delle persone 5. Ragazzi, ma chi si ricorda il gioco tarocco di uno che si chiamava però. Un po'. Che si chiama però solo. Chi se lo ricorda? Solo.
Ah sì, è vero! Ma sai perché era tarocco? Perché l'editore si chiamava Dal Negro. Ma no, guarda che quelli di... Ah sì, è vero! Fanno le carte anche quelle... Cioè, ragazzi... Perché la mascotte brutta del gioco mi tira addosso delle carte? Anche a me, perché forse è un romino. Perché sei donna. No, ti la lascio anche a me. Dirlo, ma... Anche allora adesso, che io sono una donna. No, non pe... No, ehi! Non penso. Ah, perché non posso passare? Ragazzi, già non c'è nessuno. Perché sento solo la Beatrice dire uno? Cos'è? No, dai, ma non lasciare 50-50. Che cazzo? Sì, uno è la parola segreta per vincere. Infatti, adesso ho vinto. Non è vero, ho perso l'account di un'altra persona, però ho vinto. No, ehi, okay. Fra, dai, no, ne ho fatto l'account, dai. Basta, chi è che sto vicino a Ivan? E chi è che sto vicino a Witam? Non è tu, non Ivan, è Ivan, finiscila. Non è, ma è, sei tu, tu fai, ti sento che fai. Non lasciare Ivan, stare questo finiscila. Povero. Devi dire uno, però. Uno. Ma William, uno che stiamo. Oh, cavolo, ma è. Cavolo, ma c'è, c'è Willy dopo di me. Oh, quante carte ho, ehi. Volevo beccare Ivan, non quanto vale ce l'avevo. Che cazzo di casino. Devi dire uno però, devi dire uno. Che parla lo stesso archivio, stesso uno, tutto. Uno. No, io ti capendo tutto con le fiche. Basta, non capisco niente. Pesca, pesca, quante pesca, pesca. Tutto! Inculata! Tanto sai che andrà sicuramente a tuo svantaggio, perché a un certo punto mi capita la carta che la sera Ma guarda che in questo caso è più uno va a tutti quanti, quindi non penso mi interessi qualcosa, onestamente. Cioè, poi abbassi a bloccarmi, però vabbè. Se vuoi. Blocca Ivan. Blocca Ivan. Sto avendo la schermata di William fuori. Ecco. Chiama Giro, cambia corsa! Cazzo! No! Va bene, Willy! Si è illuminato, ha detto, devo prenderla! I bambini disabili che vedono la luce. Che è successo? Non so, ero a 6 carte, in qualche modo sono finito fuori. Ah, sì, no, con 20. Ma perché si chiama Blazing Otto? No, cazzo, dopo di me c'è la Ivan, dovevo bloccarlo. Ma che è? Ehi! Come fai a non sapere chi c'è dopo di te? Basta guardare il coso. Sai com'è? È azzurro sullo sfondo azzurro. Il timer a posto. Guarda che è guarda che è meglio così, perché non c'è. Butta la carta. Butta tutto. What the fuck? Tutto. Che vuoi quei colori? Oh, il colato. E arriva lui. Arro, vieni a giocare anche tu. No. Dai. No. Tu ne può farlo? Sì. Sì. Massimo 8 persone. No, ma aspetta, nero, allora non può. Voglio. Accettabile. Non c'è più Ivan di fianco a me adesso. Ehi, no. Perché vuoi bloccare Valente? Ehi. Ma Valente come è presente? Madonna, te copo. Valente presente, sì, non ti devi uccidere. Solo perché ti ho chiamato per cognome, devi uccidere. No, è Kimmy simile a Coban, cioè nel senso. Bravo. È questo il punto. Cioè, nel senso, lo dire. E dai qua, bolletto. È bolletting. Dai, fatta bolletting. Mi ha fatto pescare, però. Non te lo dico. Sono stato io. Perché le mie carte non sono più quelle di prima? Vabbè, perché vedo come si gioca. Uno, godo. No! Cazzo, dai, sì. Beh, direi di proporre un'alleanza, insomma, cioè... Cosa? Ne trego. Penso. No, devi fare come la Coban. Yeah.
in guerra le alleanze servono solo per perdere, godo. Per perdere tempo. No, aspetta, Mancina, al contrario, non posso bloccare te. Mi pensavo che dicesse che in guerra il richiamo di vittoria è... Ma sta facendo tutto. Sta facendo tutto da sola. E non me ne frega, mica. Oh, sì, grazie. Beh, addirittura la quell'altra... quella carta. Si è liberato dalle sue carte. Ovviamente quei cazzi, ma sono cose. Non ho neanche visto che colore era, cioè. Beh, ti sento spammare fino a quasi per... Ma no! E godo. La mega fine. La mega burla. La goduria. La burla italiana. Marco, se vuoi tirare. O se sto la cazzo. Quando prima vuoi. Poi dovrò tirare. Marco, gli ho dato un bacio per farti tirare, forse. Non ho detto uno. Ma se scade il tempo, cosa succede? Non ho detto uno. Ma aspetta, ma sbaglio o se... O da quando dai il bacio te scade il... Cioè, scade il tempo più velocemente. Ah, è caduto il tempo! Madonna, che peccato! Madonna, c'è il tempo, ma non mi mostrava la mia schermata. Sì, Marco, c'è un tempo nel gioco. Perché non mi mostrava la mia. È scappato il monitor, scusate. se fossi io si sta giocando e perde, capisci perché è fermo, perché ha tirato il telefono per terra. Veramente, cazzo. Ecco là. Perché si iscrisse al server? Boh. Grazie, Ivan. No, guarda che... No. Cioè, vedendo che prendi un colore non è mai tanto meglio, sai. Rimani fermo 3000 ore. Ma è Willy. No. Scherzavo, Willy. Ma tutto perché quel colore. Dio, pera. Oh, 5-5-5. Vai. William, no. Cosa ha avuto? Bollettini. Bollettini. Oh, ma è il tempo di mutare la carta, però scusatemi. Sì, dammi il tempo di accelerare la schermata. Dammi il tempo, dammi il tempo di respirare. Bloccato. Ma calla di addosso. Bloccato. Oh, non è che c'è la carta. Non è che butta la mia carta, che sono tre di voi che buttano la carta. Tocca di nuovo a me. È stracompetitivo sto gioco, altro che get the ship, cioè, vedi? Questo è competitivo, raga, cioè. Ma non penso di aver capito come funziona in primis, perché cioè, non è possibile. No, ma sono animazioni fatte male, perché non c'è un cooldown, semplicemente. Tutto qui. Ma un cooldown è un down bello. Oh, c'è il nostro amico Gabbo che dice che il cooldown è quando, dopo aver cagato forte, non riesce a stare sulla sedia perché è cooldown. Uno? Oh, no. In teoria, poi, boh, cioè. Ma in pratica no. In pratica non si sa. Baci. C'è tutta questa cosa qua per pescare la carta e passare. Che cazzo è? Era per la suspense. Ah, suspense. Madonna, ma che se sarà 10 secondi mi incazzo. Butta sta carta, ti prego. Come si fa a bannare qualcuno dal gioco? No, non te lo dico. Chi l'abbia creato possa farlo. Inculato! Era proprio lui che volevo bannare, guarda un po'. Ma non volevo... Questo non è fair play. Ma non me ne frega. Ah, godo, un cazzo, godo. Adesso è dall'altra parte del tavolo, quindi non puoi bloccarmi. No, cosa dici tu? Ma come puoi bloccarmi? Aspetta che arrivo a casa tua e ti stacco la corrente. No, questo non penso. Dosso, stai attento. Ti dosso. Ti cambio di IP. Ti cambio l'indirizzo IP. Ti mando un acknowledgement negativo, godo. Ma tu puoi decidere con chi scambiare le carte? No, è quello dopo il tuo giro. Del giro. E godo.
quello vicino a te nella direzione del giro. Le quando metti quando metti la carta? Sai che mi stai mandando? Oh. Ma sono stupido, scusa. Scusa, c'è tanto. Non penso. Ma oh, mi volete far giocare o no? No. No. Non, non penso che ti faranno non giocare. Penso che quello lì sia quello che ha dato. Oh, yeah, no, uno. Vuole fare carabinieri qua. Uno. Ah, e godo. Cosa? Io ammazzo chi mi ha fatto pescare una carta. Io. Aaron. Vabbè, tu, io sono stato io, confermo che sono stato io. Oh, grazie. Prego. Ma devi dire. Pezzo di merda. Verifica che, verifica che non sei un robot prima, però. Non sono un robot. No, devi fare le captcha, devi trovare tutti i semafori, tutti devi risolvere la questione di terzo grado con sino la seconda di quarta e poi sarai un umano, però. Forse, però. Forse. È bloccato. No, passo un cazzo. Oh, ma aspetta che è, già è già il mio turno. Vedi che funziona. Incredibile, ragazzi. Oh, perché avete... Cos'è quel spam? Ma che sono uscito dall'attività. La tecnica, beh. No. Sono uscito? No. A posto. Uno. Ok. dai, Fra, però... Le idee molto confuse, sì. Pensavo di essere uscita. Pensavo di essere uscita. Le idee non sono... Sei scemo! Oh! No. Ma come ha vinto lei, dai? Godo. Sei di sei scemo. Allora. Superai. Vedi che funziona. Vedi che funziona. Sono il fandom delle carte più uno. Cosa? Con le carte speciali, quando gli altri la buttano giù, devi continuare a cliccare e a volte te le butta. Ma no, ma ti... c'è anche l'animazione. Ah, la regola dell'anticipo. No, è vero. Cioè, dici la regola dell'anticipo? Sì, tipo, non so per quale motivo. Però provaci. Va bene, hai una cosa. Sto mentendo. Uno godo. Marco, che carte hai? Dammi il tempo di provarlo. Che carte hai? che carte hai? Cioè... Non vorrei dirtelo onestamente, comunque. Ho 9 acqua marina e 7 giallo. Acqua marina. Io sono un fan delle picche. No! È un cancro io. No, è perché io non ho l'acqua marina. Vabbè. Forse però ho capito di me. Stavo trollando! Beh, nel trollando mi ha fatto giusto. Stavo per dire, forse capita di meno il più uno. E cosa dai, Beto, non vorrei fare che niente. Cosa capita subito? Il più uno. Inculato! Ma Frava non si può finire con la carta speciale, è vero. Perché la Bea ha quittato? Madonna, sta reggiquita la Bea. Reggiquita. Stile rossi. Oh, fanculo qua, fanculo. Che bello, è il programma tuo. Oh, fanculo. Fanculo. Parapoggi. Dai, Beta, qua non devi fare che venire. E dai, bottina, questi comportamenti nel turno qua, dai. E dai, bandi. Dai, questi comportamenti nel turno, non devi fare che venire. Sì, ma tipo quando giochiamo real life c'è la possibilità di buttare giù tipo 2-5 contemporaneamente. Sì. Sì, ma è giusto. Ma c'è anche la possibilità di dare un pugno in faccia agli altri nel real life. Eccola. No, scherzavo. Non so capendo un cazzo. Sì. Che non sto giocando. Cioè, perché oltre alle animazioni fatte male, c'è anche il ciccio che ti lancia le cose addosso, non riesce a dare niente. Anyway. Madonna, no. Ciccio. Tanti cuoricini per te. Grazie. Passo. Oh sì. A scambio di cose che non ho visto niente io. Due carte di merda.
Scambiali sto cazzo. 8? No. Ah, è un 7. Pensavo fosse un punto di pensavo, messo, pensavo che avessero dimenticato di caricare lo script. Che domanda. Fra, non mi si cacca tra texture di Oddi Blazing Hot. Dai, colore blu. Ma è viola. Allora, tra grigio e io questo è un po' daltonico forte, né? Allora, beh, non vorrei fare per venire rosso. Non è verde acqua, arancia, è marino. Ma non vorrei fare il carabiniere. Quelli basta! Hehe, boy. Quindi basta, quelli. Culata. Mi ricordo il meme, sai quello del bambino? Che ti guardava in modo strano. No, nessuno si ricorda. Quello. Sei tu il bambino. Vai a letto. No, è vai a letto! Deve essere più urlato. Ma io non ho capito se Ano se l'aspettavo. Oh, vabbè, dai, giocate voi due allora. Cioè, no, ti ho lasciato giocare. Stavo. No, senti che buttano il 3. Oh, e godo. Cazzo, arriva, vince lui. Ma allora, ma cazzo, quel coso? What the fuck? Dicono che siete contro la riforma protestante. E godo. Governo ladro. Governo ladro. Uio. Governo ladro. Uia. Praticamente io. Uia, uia. Uia. Non vedo uia, uia, uia. E cambia subito. Oh, sì. Chi è che dopo? Ah, ok, perfetto. Ma io l'ho visto l'altro giorno quell'episodio. È bellissimo. Aspetta, non sei già conto. Perfetto, perfetto. Di che cosa? Non penso. Oh, mamma. Oia, oia, oia. Ah, sono bellissimi. Cosa dice A che non sai nemmeno di che cosa si tratta? Sì. Akashi è stupendo. Allora, Akashi è vita. Akashi è. È Shrek. No, è amore e vita. No, è incredibile. È incredibile. Willy, quante volte hai vinto nel giro della partita? No, guarda che prima vince, guarda che prima vinceva sempre. Anche una volta. Ah, ok. Partito. Ho vinto 27 volte in fila. Adesso zero. È la vendetta. Adesso è la zero, zero, nei tuoi zero. Confronti per aver vinto tutta prima. Adesso, vabbè, ma non no, ma c'è tutto spam di cazzo. Non lo so, non capisco più un cazzo. Ah, guarda, non sto capendo un cazzo. Oh, è vero, comparire carta con lui. Ma poi sort by color che significa? Te l'ho appena detto prima. Sì. Che lo sorteggi per colore. Se no, non penso. Bel meme. Allora, ho vinto il gioco. Sono arrivato ad 8 carte. Oh, però non vedo che hai vinto. Ho vinto. Ah, no, no, no. Adesso l'hai scritto. Ho vinto. No, no, no. Che senso? Vabbè, ti dirò, però ho vinto io. ho capito, quando arrivi a tue carte vinco io, ho capito. Ah, regole. Ma no. Perché hanno un momento? No, no, no. Perché io sto giocando qualcos'altro? Sto giocando a Genshin? Non vai a tutta no. La gamba? No. Per giocare a Genshin o per l'erma, no? No, non sto giocando a Genshin, che fucking idiot. Ivan ha delle belle carte, vero? No, non tanto. Sì, tu hai delle belle carte. Ivan ha delle belle carte. Non ho mai cliccato. Non tanto in realtà, però fai capire. Dove è che mi sei uscito questo nome? Cancro. Ah, raga, tocca attivare la carabiniere mod. La carabiniere mod. Cancro, è una bellissima. Tira fuori la carabina. No, tocca attivare la carabiniere mod, raga, mi dispiace. Il cancro è una bellissima cosa che tira fuori la carabina, sì. Mi tocca fare il carabiniere. Sì, sì, la posso. Qualcuno ha avuto giù un cambio giro giusto per vedere se è corretto quello che sta facendo. Raga, ma qualcuno può quittare per vedere se vengo mio di vacca? Tu guardami. Ditelo se volevate giocare. No, cazzo! No! Non mi sento più! Cosa? Ciao, ciao, Bea, ciao! 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 Ciao!
Ciao, uno godo. E dai, insomma, un po' di karma, Willy. Ciao, uno godo. Mannaggia. Ti tocca. Tocca a te. A sto cazzo. Ad Aaron. L'ha caricato. Tocca ad Aaron. Sì, butto il 7. No, ha buttato il 2, peccato. Passiamo al 3. Tat! Perché mi hai bloccato? Potevo dargli un più 1. Dai a tutti un più 1. Se non me lo dici. Ma dai a tutti un più 1. Dai a tutti. Ma a tutti. Ehi, furba. Penso. No, ma fatemi tramire il colore a quello. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Vedete per William perché non vinceva da 10 minuti. L'ho fatta, amico. È la challenge era far vincere, era far vincere William, ragazzi. E possiamo recuperare, ha vinto William. Basta, easy. Ma sì, no? Oh, l'Ops. Ah, no, sì, che l'ha il più uno. Oh, anzi, no, ah, no, sì. Beh, è convinto, sta avendo un po' di epilessia, cioè. E chi sono passato da 3. Oh, è un po' confermo. Vestito profondo. Reporta. Report Marco. Ho visto, no, il gioco è tornato indietro tipo di due partite precedenti. Ho visto tre carte. Reporta. Tutti tu. Comunque sì, è tutti che dà il più. Inculata! What the fuck? Io direi un bello rosso. Ah, che rosso! Mamma mia. No, godo, te l'ha fatta rosso. No, ehi! Inculato! Inculato più una per il più una. Ciumato. No, ancora io no. Ancora io no. Neanche io no. Non ho carte. Quando non vuoi più, non vuoi più giocare. Non voglio più giocare, basta. Ma prima volevi giocare. Non sto più capendo quale sia il giro, eh. Ma sì, ma tutta la sta. Io non ho neanche ora che io sto spammando. No, ma teoricamente, beh, il giro è verso nord. Ci sono le frecce gialle sotto di te che indicano il verso. Ma chi? Sì, ma prima erano diverse e comunque sto seguendo un giro sbagliato. Allora. Ma sì, ma era per vedere se sei attenta. What? La direzione dovrebbe essere la direzione delle frecce intorno al cielo. No, Marco sta mentendo. Io sto mentendo. Giva, vuoi una mano o ce la fai? Ho buttato, se dovevi buttare. Yo. Perché a volte lagga, quindi se non lagga fa ridere, insomma, fa ridere. Allora, chissà se ora di fine giornata Ivan mai si spinterà. Chi? Non ho capito. Ragazzi, questa partita è difficile, No, fuori. No, infatti non... Cazzo lanci! No. Lanciato anche a me! Anche a me! A tutti lanciato! Ho lanciato a tutti! Ma come? Ma come giro non è? Non tocca a me! Vedi, è sbagliato su tutti i fronti sta roba! Su tutti i fronti parlamentari! William tocca a te oppure? No, tocca a Marco! Vabbè, chiaro ragazzi, chiaro, mi sono fatto mille carte in un secondo, cioè. Vabbè, sì, ho capito il giro, scusatemi. Purtroppo non ero attento, raga. E tu mi butti un sacco di picche. Sì. È perché ho attivato la carabiniere mode. Tempo di fare. Tempo di. Marco sta laggando, gli devo dare un bacio. Marco l'hai giquita adesso. Ah, l'hai giquitato. Sì. No! Ma c'è anch'io il fiore! Almeno si è comprato il gioco. Cioè. Fiore fobico. Dai, 10. 10. Vabbè ragazzi, tocca attivare la carabiniere mode. Mi è venuto in mente un carabiniere a caso, Terrone, con l'accento napoletano. Madre. I carabinieri sono un zero. E sono anche cotti, immagino. Bene. Anch'io sono un po'. Come scusa? No, tu non lo sai, Ivan. Sono un cotto. Crudo cotto, è un biscotto. Marco, ti prego, non ti metterò io al 10 secondi a buttare la carta. Te prego.
Marco, smettila di spammare di cuori William, per favore. Marco, la puoi smettere di girare il telefono, per favore? Raga, mi sono appena accorto che per sbaglio avevo silenziato Ivan, non lo sentivo la palla entrata in casa. Cosa? Per sbaglio. Godo. No, è vero, l'ha mutato. Cos'è che ha detto? Non ho capito. Malese. Che fai schifo! Schifo! Oh, distrutto! Ho detto, sto cazzo! Oh. No! No! Ma hai visto? Allora, William potrebbe essere un classico problema. Re che regna sotto tutto. Cioè, noi stiamo litigando e lui così vince tranquillamente. Ma se non lo il re che regna, il fra che magna. Il fra che magna. Il re delle isole bollenti. Ma delle isole cosa? Isole di Stoccarda. Niente, lascia perdere. Non fatemi ridere che sputo sul computer, gatto. C'è una donna. È l'imperatore delle isole bollenti, non c'entra neanche il re. Non era bello. Questa roba era wow wow wow, fanculo, fanculo, fanculo. Non penso, vai dalla coma e dirgli che è la stessa roba. Non penso. No, sai così. È la stessa cosa, prof. Devi studiarti tutto. Tutto. Ma raga, questa cosa qua me l'ha spiegata con i sumeri, raga, vabbè. Cioè, nel senso. Dovresti saperla. L'ho spiegata. No, basta. Io l'ho spiegata. Basta. Io l'ho spiegata quando hai fatto i sumeri, raga. Chiaro che l'ho studiata. Come non studiate, non è colpa mia. Tutto! È la prima interrogazione, sono interrogato io e ho preso 5. Perché, boh, ecco, ragazzi, come le medie. Poi Bracobo mi fa domanda sulla lettera 4 della pagina 2 del paragrafo 3. Io, insomma, ragazzi, va bene, questa è andata male. Quando capirò che per i prossimi 4 anni, non più, sarà sempre così, ragazzi, signori. Tutto! Ma, Food Party è diventato... Sì, a pagamento. Eh sì. Quella merda. Ma che senso ha? Ma, beh, guarda la sinistra dello schermo. È come si mette quella roba? Attenzione. Basta che metti... Ecco. Guarda il tuo profilo sotto, però. Ah, sì, eccole. Bloccato. Oh, cioè, ma io raga, l'impressione ho giocato solamente una volta questo turno, perché ho 5 ho un quarto carte e non ci dai, va tu, so muovate Marco. No, non quello. E invece quello. Cos'è quella roba? Pericolo di bambini. Pericolo pedofili. No. Bello figo. C'è bello figo. C'è anche Among Us. No, vabbè, Among Us è obbligatorio. Oh! Ragazzi, ma ho 4 carte da prima, sto giocando! Ma che cazzo, non ha fatto niente! Ma che mi è sembrato il suono delle carte e ha fatto... Chica vampiro. Guarda il basso di me, beh. Chica vampiro. Chica vampiro. Facendo sesso con Chica vampiro. Mangia con Chica vampiro. My noble lord.
Ma poi mi ricordo sempre quello che... Dai, tu che doveva dirlo veramente. Sì, sì. Allora... Non ricordo mai se è il tuo... Mi ricordo solo la faccia della disperazione. Poi mai no. No, non penso, sai. Bloccato. Ma cosa è successo? Signori, basta fare il saluto romano. Signori. Allora, signori, parliamoci chiaro. Io quando arrivo a Fassoni in classe, insonorizzatevi. Rossi, quando i prof dicono gender o transgender. No, no, aspetta. Rossi quando veramente dicono transgender in classe. Perché lui trema tutto quanto ogni volta. Tu, frocio. Ti sbarro negli occhi. Hey, Bea. Oh, grazie. No! Devo trovare le magie perfette. Code in 4K. Ah, quella, yeah. Yeah. Codica di K. Sì, perché dovrebbe chiamarsi yeah, quella roba. No, là. Si chiama Call Me. Sì, in alcuni si chiama Call Me. Tipo, io ho visto sul sito di Emojipedia che si chiama anche yeah. Io, ok. Ma vabbè, trendy. Sai quanto si chiama yeah? Sto cazzo. Yeah, sto cazzo! Oh! Yo. Chilla, oh. No. Chilla, basta. Vabbè, sto chillando. Oh, bloccato. Chillato. Bloccato. Le mangio del pagliaccio. Io quando Rossi parla. Pagliaccio. Finalmente, ragazzi, ho potuto giocare anch'io, dato che avevo 5 carte da quando me le hanno distribuite. Beh, ma hai visto in basso a sinistra cosa c'è nel gioco? In basso a sinistra, hai visto? Che c'è una cosa di te, una cosa che riguarda te, beh. Incredibile. Ivan! Sì, stai ascoltando un sacco di volte! Anche a me, incredibile. È la funzione segreta del gioco, no? Che descrivi. È vero? Descrivi i tuoi amici, incredibile. No, ma c'è di nuovo te, beh, incredibile, no, dai! È vero, sì. Date un attimo, ragazzi, che trovo una battuta che non faccia ridere. Vai, Ivan. Ma sei tu. Ma Link quando parla. Aia. Ma no, bro. Tu chi tocchi le palle? Perché dovresti toccare le palle? Ok, va bene. Mondo cane. Ragazzi, un secondo a spiegare, ma mi stava chiamando al telefono. No. Sta mettendo sta monkey. Pronto? Sì, lui che si allontana. Sì, eccomi, sì, pronto. Pronto. Raga, questo qua in basso a sinistra è c'era di ginnastica qualche giorno fa, non so perché sta facendo. No, scusa, posso sinistra c'era il cieco. Aveva un bastone in mano, stai facendo il cieco, non so perché. Grazie, ragazzi! No! La mecca! Oh, tutti verso la mecca! Che schifo! Uno, godo! Non godo! No, aspetta! E
questo non saprei come definire, ragazzi, però voi sappiate che Rossi quando Rossi ci gode. Rossi quando Rossi quando la Belli scrive. Caso Marco, tutto bene? Dai, ti regalo un... Marco, tutto bene? Godo la mega fine, godo. Subito. Non solo quella carta che potevo cliccare. A posto l'anno, ragazzi, si va a fare la doccia. Perché non voglio essere Rossi, cioè non voglio fare il cosplay di Rossi, non ci tengo. Mamma, che spusso. Insomma, quando scorreggia un po'. Un po' più, mamma, che è un po' impossibile respirare, ragazzi. Tu idea? No. Intanto butto la carta, Marco. E io anche io vado a mia lavare, anche io vado a dormire dopo. E godo. Marco, non fare richieste strane. Non ti manderò una mia foto in doccia, no, Marco, mi dispiace. No! Spento, distrutto. Cosa è successo? Mi stavo distrutto, bloccato. Come nel gioco, bloccato. Pericolo. Pericolo. Stoppato, bloccato, distrutto. Bloccato. Cosa è successo? Non te lo dico, perché c'è uno che fa l'acrobazia con le mie carte? Divieto di DJ. Divieto di fare maranza. Divieto di essere trocio. Divieto di essere maranza. Ma Marco, ti sei iscritto? Ding! 100. No, no, aspetta, no, devo trovare l'altro. Quello che devi... giallo. Quello che devi imparare, Bea. L'alfabeto... Dai! Senti. Pescate pezzi di lino. Pescate pezzi me. Avevo la carta. Oh. Due, dodo. Tre, dodo. Insomma, non dirlo così, dai. Ma quando butti la carta? Un momento di silenzio. Ivan, non ti picchi una mano in culo? Perché me lo farò tra poco in doccia. No, basta, raga, eseguito, raga. Basta, eseguito. Reggi qui tra i litiganti, il terzo godo. Il terzo godo. Quindi hai reggipitato. Ma puoi cambiare il background. Infatti la prima la sto per dire io. Metti quest'altro qua. Il cardback, l'ha messo fatto però normale. Intanto rimango in versione spettatore. Neanche io. Godo. Ma ragazzi, si va a fare la J a tra poco. Godo. Ciao. Vado a ingozzarmi di cibo. Arrivederci. Come si esce di questo gioco di merda? Basta che clicchi lascia l'attivi J. Lascia l'attività. Ding. Godo, io vado. Godo. Bene, vado anch'io, vado. Ciao.
il gol. Sì, ok, ma chi, capito è, che gol. Chi ha fatto il inglese, ragazzi? Marco ha cercato, ma non c'è riuscito perché è scarso. Che scarso? Cosa? Inglese, bro. Ah, inglese? In realtà ho fatto tipo 3 esercizi e basta. Quindi ci hai provato, ma non ci sei riuscito. Come gli come scarsi, dicevo. Poche parole. Vediamo un po'. Tocca aprire Watch Together. Vabbè. Allora. Non sai che stai facendo? Watch Together. Cosa vuoi guardare? YouTube Privacy Policy, con titolo, sì, con cazzo. Non so cosa vuole, ragazzi. Vabbè, direi di andare molto sul Ce la farà Ivan. Allora entra anche tu. Entra su Watch Together che c'è il feeling. È tipo società vocale, dove il forte partecipa all'attività. Manda a spingere la chiamata, magari ci trova il tasto. Sei sul telefono. Puoi entrare lo stesso? No. Come? Sì, letteralmente. Ma 41 minuti, Marco! E insomma! Oh, aspetta, è importantissimo proprio prima. C'è il meme che adesso si via subito Rick. Bello il mimo, bello il mimo. Adesso lo manderò. Copio dal video. Simpatico il meme, simpatico. Ma perché non è più schema intero, eh? C'è... Oh, c'è Mr. Beast, ragazzi.
è troppo lungo, però. Dov'è il coso? Come cazzo si chiama quel meme? Sì, madonna. Ma poi a volte tipo Pietro Sclera, a volte Pietro Sclera fa: perché non viene? Vabbè ragazzi, devi mettere la lite classica. Ah, no, come? Ehi! Madonna, che palle. Sto copyright, che cazzo. Oh. Esatto. Aspetta. Purtroppo io non la mangerò perché mi fanno schifo i porcini, però apprezzerò perché è una pizza fiera. You suck. Non vuole neanche 79 che stai bussando la sua pizza, veramente che schifo. E godo. E godo.
Ma senti Kit. Grande Zeb. Sì. Oh. Chiaro. Essere ideati va di moda. Con praticamente i vari telefonini del momento, Samsung eccetera, bla bla bla, insomma io non è che me ne intendo molto, però la cosa che subito mi ha fatto storcere il naso in un modo assurdo era il fatto che l'Apple, madonna, Apple, oddio, oh mio Dio. Se non sapete cosa ne penso ancora riguardo Apple in generale, io vi invito innanzitutto a pausare qui e andare a guardare questo video dove spiego esattamente. No, non penso, cioè Zeb, cioè, tanto so già cosa ne pensi dell'Apple. Cosa ne penso di questa favolosa azienda. Inoltre, visto che ci siete, se volete sapere cosa ne penso dei telefonini in generale, dovete vedere invece questo video qua, che è un video che a molte persone non è piaciuto perché sono mezzi rincretiniti. Se già sapete cosa ne penso, però meglio ancora, perché io devo andare e godo. Beh, io finisco di vedere il video di Zeb, poi aspetterò ancora un po' William, però mi sa che andrà a mangiare anch'io, quindi il non godo. No, ma penso che William tra poco esca. Boh, e godo tanto. Boh, io pensi finire i video di 089 e poi stacco. Leggendo certe cose mi stavo imbestialendo di brutto. Cioè, allora, all'interno di questa tabella dei prezzi e tutte le specifiche tecniche dei modelli, Apple era sempre il modello più costoso e meno prestante. Cioè,
Veramente, era una cosa allucinante. Vi faccio un esempio. Molti modelli che costavano la metà dell'Apple, cioè l'Apple costava all'incirca 600-700 euro. Io vedevo modelli a metà di quel prezzo che avevano per esempio il doppio della memoria, 2 GB di RAM anziché 1, per esempio. Oppure la risoluzione della fotocamera, che sui modelli che costavano la metà dell'Apple era il doppio rispetto a quello. Il doppio della definizione. L'autonomia della batteria era il doppio sui modelli che costavano la metà, cioè Apple costava il doppio ed era la metà di prestazioni all'incirca, cioè era meno prestante rispetto a tanti altri modelli di altre marche. Una cosa vergognosa. Questo non vuole essere un video molto tecnico per entrare in dettaglio, dove vi elenco precisamente numericamente tutte le differenze una per una, però vi dico che grosso modo l'Apple conveniva quanto un cesso in cucina rispetto alla concorrenza. Ma nonostante questo, ragazzi, ditemi voi in generale le persone quale telefono ambiscono a possedere. L'Apple! Nonostante il fatto che costi sia tra i più costosi, se non il più costoso, nonostante abbia prestazioni inferiori rispetto alla concorrenza, la gente lo vuole. La gente lo vuole, lo preferisce. Perché va di moda? Perché siete degli imbecilli, siete dei cretini. È una cosa che, sì, ci sto ridendo adesso, però questo è un dato triste. Quando tu esci il sabato, anche altri giorni, e vai in giro, vedi quelle persone fiere, no? Con l'Apple in mano, l'iPhone così a punzecchiare, Madonna, orgogliosi del trofeo che hanno in mano, comprato da papà, però quello non importa. Ovviamente non ce lo mettono loro lo stipendio, o se lo mettono sono fuori di testa, però comunque io vedo questi ragazzini, anzi io vedo dei bambini, alcuni bambini che hanno telefoni da 650 euro e a me non mi interessa dalla famiglia. Se un bambino di 12 anni ha un telefono da 700 euro dintorni, qualcosa non torna, qualcosa non è a posto, non esiste. Ma la gente è stupida fino a dei livelli inimmaginabili, perché non è che dicono, ah ma io acquisto l'Apple perché sì, è il telefono più costoso, però in compenso è il telefono più prestante, quindi io pago per la qualità. No, tu paghi di più per un prodotto inferiore. Apple veramente, io lo dico perché quando una cosa è vera, loro usano prodotti, materiali, non dico scadenti, però meno qualitativi rispetto alla concorrenza, e gonfiano il prezzo soltanto per il nome che portano, la mela marcia. Madonna, non la toccherei neanche con un grissino quei prodotti. È una cosa vergognosa. Io, al contrario di tutti, quasi tutti, di tenere un Apple, un prodotto Apple in mano, mi vergognerei. Cioè, al contrario di ciò che fa la gente, tu che sei orgoglioso, no, di andare in giro con l'Apple, fiero che lo mostri in giro, io mi vergognerei come una merda a tenerlo, non lo mostrerei a nessuno. Se qualcuno mi regalasse un Apple, lo venderei su eBay subito per levarmelo di torno, perché di essere visto con una roba del genere in mano mi sentirei un pezzo di merda, ok? È veramente strana questa cosa, e il modo in cui ragionano le persone è assurdo. Cioè, fanno proprio il contrario di ciò che dovrebbe fare una persona normale. Cioè, se un prodotto è scadente, chi se ne frega del marchio che porta, fa schifo. Ma poi comunque vi sta parlando una persona che, come sapete, non è minimamente interessata ai telefonini, perché io sinceramente, se devo andare da qualche parte e mi serve proprio assolutamente un telefono cellulare, me lo faccio prestare. Io non ho vergogna a dire che quando sono andato a Milano a fare quella puntata in televisione, ho preso in prestito il cellulare da mia madre. Ma lo sapete perché? Perché non me ne frega proprio un cazzo di essere reperibile, di avere chiamate indesiderate mentre sto lavorando o mentre sto facendo cazzi mia, che quando mi sto grattando, Dio caro, comincia a vibrare qualcosa sul tavolo, Madonna, mi viene da strapparla a morsi. Non mi interessa. Se voglio contattarti, ti contatto io via Facebook o via Skype o via mail, quando cazzo voglio io. E similmente, se tu vuoi cercare me, mi scrivi un'email e forse ti rispondo. Se sei qualcuno che ha qualche importanza nella mia vita, ti rispondo, altrimenti vaffanculo. Ma non che mi si squilla qualche cazzo di dispositivo, comincia a vibrare, vaffanculo, Madonna cara. Ma a parte sto discorso, io sono veramente, quella sera ci sono rimasto di sasso, ci sono rimasto veramente di stucco, mi sono degradato internalmente a vedere certe cose. Cioè, tu vedevi questa bella griglia con tutti i dati, RAM, memoria, processore, autonomia, batteria, e qui, qua, su e giù. L'Apple aveva tutto in meno degli altri, ma costava il doppio.
Cioè io addirittura vedevo dei telefoni a 220-230 euro che avevano le prestazioni pari a quella dell'Apple che costava 6,50. Ragazzi, siete dei cretini. Allora, questo video divulgatelo a tutti quei stronzi che avete negli amici, perché tanto so che molti mi seguono ormai, dai, ci conosciamo, no? Allora, te che stai guardando sto cazzo di video di merda, prendi questo schifo di video e fallo vedere a tutti quegli amici a scuola, compagni del bar, chi cazzo vuoi, compagni del lavoro, fatti vedere sto video per fargli capire quanto sono coglioni. Se qualcuno ha bisogno di farsi vedere con un cazzo di prodotto The Apple per farsi stimare, è un coglione peggio di quelli che lo stimano per quel motivo. È peggio coglione lui. Perché io per mostrarmi superiore agli altri non ho bisogno di acquistare, non so, roba. Io faccio, io creo, io dico cose per farmi apprezzare, eccetera. Non è che devo comprare una cazzata, un gingillo di merda, presa di culo, mi faccio inculare senza vasellina come un coglione da un'azienda multinazionale che schiaffeggia la natica a tutti cordialmente, Dio caro. Vergognoso. Va bene, basta, video sfogo. Adesso mi sento meglio, mi sento molto più leggero, come se avessi digerito un macigno così. Proprio, avete presente quella leggerezza di aver fatto qualcosa di giusto, di aver detto qualcosa, Dio caro, per affondare qualche stronzo? Ecco, mi sento così. E detto questo, un saluto come sempre al prossimo video.